Ci sono almeno due chiavi non banali per valutare l'interazione tra Bitcoin e sostenibilità ambientale o energetica. La prima chiave riguarda il fatto che i minatori di Bitcoin, le persone che risolvono la prova di lavoro, non hanno in realtà l'energia consumata nella voce ricavi, ma nella voce costi. Loro tenteranno sempre, a parità di Bitcoin guadagnati, a minimizzare la spesa energetica, e quindi sono entità che per loro natura sono incentivate a trovare ed eliminare le inefficienze nell'uso dell'elettricità. Un esempio tipico: un vulcano con energia geotermica a buon mercato ma lontana dai centri abitati non verrà mai usata da una rete elettrica normale, ma potrebbe essere usata da un minatore che mina Bitcoin sfruttando questa inefficienza. Oppure centrali idroelettriche costruite in Cina lontane dai centri abitati e mai utilizzate vengono prese d'assalto dai miner che cercano l'efficienza, cercano la sostenibilità, perché per loro l'energia è un costo e non un ricavo. Addirittura i miner potrebbero essere incentivati a finanziare tecnologie di efficientamento energetico, perché ne sarebbero i primi utenti. E queste tecnologie potrebbero a cascata avere ricadute su altri tipi di consumatori di energia. Quindi Bitcoin non è un sistema che incentiva lo spreco, ma anzi incentiva l'efficientamento. La seconda chiave è che Bitcoin ha degli effetti se diventa mainstream, se diventa una struttura che può veramente cambiare l'economia mondiale, diventa una forza che tende a contrastare il tema del consumismo e dell'alta preferenza temporale. Noi viviamo in una società in cui la moneta fiat ha creato incentivi a spendere e consumare immediatamente entrando in debito e ha creato invece disincentivi a risparmiare per investire a lungo termine. Alcuni degli impatti ambientali che vediamo dal punto di vista del consumo e dell'attitudine delle persone potrebbero avere un'importante componente derivata dalle politiche monetarie. Se i soldi che ho in tasca vengono svediti di valore ogni giorno che passa, io incentivo a spenderli, spendere, consumare invece che risparmiare, riparare, riciclare. Quindi è un tema di preferenza temporale legata al consumismo, e Bitcoin potrebbe incentivare il risparmio e disincentivare il consumo forsennato. La terza chiave potrebbe essere quella che il sistema fiat, per poter funzionare, ha bisogno di una struttura politica, geopolitica e anche militare. Il famoso petrodollaro è sostanzialmente sostenuto dalla forza militare degli Stati Uniti d'America, e noi sappiamo che gli eserciti, in particolare quello più forte del mondo, quello americano, sono tra i principali attori di inquinamento a livello mondiale. È un dato abbastanza oggettivo e verificabile. Quindi anche in questo caso Bitcoin, una valuta mondiale possibile senza necessità di un esercito per difenderla, potrebbe cambiare l'equazione dal punto di vista della sostenibilità ambientale.